Guarda, questo è, glielo dovremmo chiedere ai tecnici Nike. Vabbè, qua si sta già vedendo un po' il bianco. Superato i 400 km, non mi preoccupo perché diciamo che. Sarebbe ancora un'infinità di cose da dire di queste Nike Invincible Run, ma ne avevo già parlato un mese fa durante la prima pre-recensione. Oggi con Andrea parleremo del comportamento della corsa. Sappiate che sono sostanzialmente state due le cose che mi sono state chieste. In primo luogo, questa scarpa è davvero per tutti? In secondo luogo, è una scarpa stabile oppure no? Paradossalmente alla prima domanda si può rispondere soltanto dicendo dipende un po' da cosa volete da una scarpa. Per la seconda invece è molto molto più semplice, sappiate che una scarpa che ha 37 mm di altezza dal suolo nel tallone per definizione nasce instabile, aggiungendoci anche il fatto che utilizza lo Zoom X che è una mescola molto morbida. Se pesate davvero tanti chili, fondamentalmente potreste trovare una stabilità intrinseca dovuta al vostro peso ed al tempo stesso al design della scarpa stessa. Per ovviare a questo problema, Nike ha sviluppato una piattaforma particolarmente ampia sia nell'avampiede sia nel tallone. Chiedete a chi ha utilizzato magari scarpe di un altro marchio che comunque erano davvero super innovative. Quelle scarpe che invece erano molto meno larghe sul tallone hanno creato davvero una sensazione di instabilità che comunque anche in questo modello potrebbe crearvi dei problemi, soprattutto come ho già detto, se pesate davvero tanti chili. Un'altra delle curiosità che mi sono state poste è perché Nike non ha utilizzato una combinazione tra React e Zoom X che in effetti consente di avere una multidimensionalità di utilizzo e quindi di rendere la scarpa leggermente più stabile. Sappiate che le Pegasus Turbo 2 sono state scarpe che io ho amato particolarmente, magari in una versione successiva Nike svilupperà questa combinazione peraltro che è già disponibile nelle Tempo Next Percent, che comunque sono scarpe che dovrebbero essere utilizzate soltanto per correre velocemente, di cui abbiamo fatto una recensione qualche giorno fa. Prima di passare la parola ad Andrea, sappiate che ho recensito queste scarpe qui dal mio giardino di casa. Ne avevamo già fatto una recensione in pista, ma che comunque non è andata a buon fine perché ha avuto qualche problema di audio. Lascio comunque la parola ad Andrea che vi racconti i dettagli della scarpa, tra virgolette, più amata dai podisti Nike. Sappiate che Andrea ci ha corso oltre 400 km, io l'ho usata qualche volta. Vediamo cosa ci ha detto. Nel frattempo, stay strong, usate la mascherina, ci vediamo alla prossima. Ciao Andrea, lo so che te l'ho già chiesto, avevamo già fatto il video, ma che l'audio non ha funzionato così bene. Oggi torniamo dopo un po' di giorni, l'avevamo fatto in pista tra l'altro, a recensire e a fare la recensione completa delle Invincible Run di Nike. Avevamo raggiunto 5.000 views in pochi giorni, quindi è giusto fare questa recensione. Cosa ne pensi dopo 25 km? Quanti chilometri avrai fatto di questa scarpa? No, il problema è che quando abbiamo fatto il video forse ne avevo fatti 200, 250, adesso siamo arrivati a più di 400. È stata la mia compagna di corse per praticamente tutti i lenti che ho fatto in questo periodo. Forse due o tre li ho fatti senza di loro. E devo dire che le sensazioni di super rimbalzo che avevo i primi 200 km un po' sono svanite. Forse sono un po' stanco io. Però la verità è che comunque è davvero la scarpa da riposo assoluta. Quando sei stanco, sei distrutto, non c'è voglia di correre, dolori ovunque, ci esci e sei contento. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ah, guarda, è una scarpa davvero per tutti, cioè, nel senso, l'ho detto anche già per un'altra scarpa, lo sto dicendo per altre, ma è davvero scarpa per chi pesa tanto, quindi magari sopra gli 80 kg, lì rischia di sfruttarla poco perché comunque durerà un po' di meno. E io che peso 65 kg mi sono trovato da Dio, quindi direi una scarpa per tutti.
E secondo te per quali distanze le utilizzeresti? Soltanto per distanze brevi, visto che comunque le usi per recovery run o anche per i lunghi? Bella domanda, le utilizzerei anche per i lunghi, assolutamente. Forse avevo detto di no all'inizio e adesso Marta salutaci. Ciao, ma tu non ti devi far distrarre. Adesso Massi mi picchia. Sì, è impassibile. Guarda, è una scarpa che assolutamente per tutte le corse lente, le ho usate anche per delle corse lunghe. E le ho usate anche, questo mi ha lasciato abbastanza impressionato, per delle corse forti, cioè quindi dei tratti forti nelle corse lunghe. E le ho trovate super, super reattive, ma davvero che eri stanco, ma le volevi spingere e riuscivi lo stesso a correre forte. Quindi ho sempre pensato che fossero solo scarpe da lento, ma le potrei usare anche per fare qualche lavoretto un pochino più forte. Mi ricordo tra l'altro che l'estate scorsa abbiamo corso assieme un fartlek norvegese con le bici e correvamo la parte forte facendo comunque 30 km intorno ai 3,20 al chilometro. Le utilizzeresti anche per questa condizione? Guarda, le ho usate per andare sotto i 3,20, ho fatto forse l'ultimo 1000 a 3,5, 3,6, utilizzando queste. Sono un po' di impaccio per tutta la gomma che hanno sull'esterno, però ti devo dire che sì, forse per quei lavori lì le utilizzerei. Magari su pista bianca non rendono come rendono su asfalto, sulla pista dove le ho provate, ma cioè quei ritmi lì così forti, però devo dire che si possono utilizzare assolutamente sì per dei cambi di ritmo su lavori per maratona. Una delle domande che ci hanno posto è: le consiglieresti anche a podisti che hanno un peso di 80-85 kg, che quindi fondamentalmente hanno appena iniziato magari a correre? Vorrei sapere se sono davvero le scarpe toccasana per questa tipologia di podisti. Ma secondo me sì, l'unico dubbio che ci metto è che magari potrebbero sprofondarci un pochino ed essere un po' instabili, però ti dico, forse meglio di questa non esiste come scarpa da super ammortizzata, quindi assolutamente la consiglierei sì. È arrivata nel frattempo la nostra amica Bonnie, però adesso se n'è già andata via. Cosa ne pensi dello Zoom X e soprattutto della durata di questo Zoom X? Visto ce n'è tantissimo, però al tempo stesso comunque sappiamo, ci avevi raccontato, che per le Vaporfly quella scarpa non durava particolarmente. Allora, diciamo che ce n'è talmente tanto, quindi che si scarica anche un pochino più lentamente delle Vapor, secondo me. Ti dico, i primi 200 km sono stati davvero allucinanti, cioè uscivi e saltellavi tipo il coniglio. E adesso è diventata quasi una scarpa normale, ma dal super comfort, quindi sicuramente è reattiva, non è rimbalzantissima, è un effetto che dovete provare, cioè una roba che dovete provare. Adesso diciamo che è una scarpa super comoda, super ammortizzata e comunque ci puoi correre lo stesso forte. Quindi velocità soltanto per i primi 300-400 km e poi invece corse lente? Sì, assolutamente sì, hai detto una cosa giustissima e verissima, e quindi, però diciamo che è nata per fare i lenti, quindi diciamo che quello che è venuto nei primi chilometri è stato tutto di riguadagnato. Ripeto, adesso non è che ci vado da 5 e faccio fatica, è comunque una scarpa veloce. Cioè, se voglio è una 3 super ammortizzata, ma forse la più veloce che ho usato. E invece a livello di numero l'hai provata in 1000 condizioni, stesso numero o mezzo numero in più rispetto agli No, altri modelli no, Nike? no, no, Max, ti fermo subito. No, assolutamente no. Stesso numero, ti ho parlato sopra prima, ma guarda, io l'ho provata di un numero più grande, mi è stata comoda, non mi ha creato problemi, ma l'ho provata anche del mio numero che già avevo incominciato a sponsorizzarla in giro perché mi era piaciuta davvero tanto, quindi l'avevano presa del mio numero, l'ho provata e ti dirò che ci stai dentro tranquillamente col piede. Una delle domande che ci hanno posto è durata della suola, ne parlavi nella prima pre-recensione, cosa ci dice? Guarda, questo glielo dovremmo chiedere ai tecnici Nike. Vabbè, qua si sta già vedendo un po' il bianco, superato i 400 km, non mi preoccupo perché diciamo che è una parte di impatto, ma non c'è davvero, c'è talmente tanta gomma che non mi preoccupa.
soprattutto lì non sento il grip, quindi che potrebbe essere liscissima, che non mi creerebbe comunque problemi. Non capisco sta parte qua verde, dopo Max ci fai la foto, perché non l'ha messa dall'altra parte un pochino più dura, così avrebbe avuto più senso. E anche davanti non ho capito perché l'ha messo qua, vabbè, potrebbe essere bellezza, ma qua dietro forse aveva più senso metterlo nella parte di più usura. Per il resto i pallini davanti si sono consumati come pensavamo, perché comunque sembravano quasi davvero dei pirulini, dei finti chiodini da grip, però non si sono consumati chissà quanto e sono comunque grippanti. Sono saldi al terreno. E invece secondo te, Andrea, quali sono i punti di forza e soprattutto quali sono invece i punti di debolezza di questa scarpa? Ma guarda, parto dal punto di debolezza, secondo me è l'instabilità in curva, che davvero anche nelle corse lente prendevo le curve larghe perché sentivo che la scarpa non era così ferma. Però diciamo che in quanto comunque per le corse lente fare una curva un attimino più larga non ti crea nessun problema, e i punti di forza sono molteplici. Tomaia comoda, super ammortizzata, super riposante, comunque è una scarpa che se voglio spingere riesco a spingerla. A quali scarpe questa Invincible assomiglia secondo te? Ma l'unica scarpa a cui assomiglia è la Invincible, diciamo. Te l'ho detto prima in privato, secondo me rivoluzionerà un po' il mercato. Speriamo che i prezzi diventino un po' più popolari, ma come lei ancora non ne ho trovate. Abbiamo provato la Ultra Boost, è davvero un mattone rispetto a questa. Sicuramente non è reattiva come questa. Una scarpa simile è la Clifton 7, per dire, ma un pochino più dura, quindi quel comfort che ti dà ancora di più questa scarpa la Clifton non te la riesce a dare. Diciamo che come ammortizzazione e reattività assomiglia un pochino alla Rincon. E in casa Nike sappiamo che ci sono anche gli Infinity Run, non le abbiamo ancora testate, ma costano sostanzialmente il 20% in meno. A chi le consiglieresti? Quando faremo la recensione gliele consigliamo. Diciamo che gliele consiglierei a quelli un po' più poveri tipo me. E questa scarpa davvero secondo me bisogna aspettare che scenda un po' di prezzo. La Infinita Run invece è una scarpa daily trainer normalissima, morbida, e a me React non mi è dispiaciuto. Lo utilizzerei al posto dello Zoom X assolutamente. Ultima domanda, il coniglio ti ha mangiato un po' la maglietta, quanto ti devo dare per questa cosa? No, ti stavo mangiando la tua di maglietta, la tua di Oxyburn si stava mangiando, quindi no, niente. Però diciamo che si avvicina a Pasqua, quindi se non sta attento sto coniglio qua. Mi hanno detto tra l'altro che è comunque ingrassato e sicuramente è vero. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong, grazie. Ciao, alla prossima.